Da una delle sette isole Eolie, Fanarea, arriva lui, Sassà Santomauro da Radio Zimmari, con la migliore musica italiana e straniera di oggi, di ieri e di sempre. All I miss is my midnight in your arms. When I wake up every night, no, my dreams are around me and I'm falling down. Every time I see your eyes on Buongiorno mondo, ben ritrovati su Radio Zimmari in questo lunedì 19 dicembre. Ben arrivati in compagnia di Sassà. E buongiorno ai nostri amici siciliani, nonché buongiorno all'arcipelago. Darling, I'm so sorry my dad. I miss you, honey. E oggi, amici, puntata ricca di contenuti. Finalmente, ecco, parleremo della vittoria dell'Argentina. Avremo le prime parole del CT, campione del mondo, Scaloni. E poi ancora. La Juventus celebra Di Maria e poi ancora Messi, l'ho sognato tante volte, e poi infine cosa ne pensano, il clamore che hanno avuto tutti i tifosi al fischio finale di questa partita memorabile che è stata Argentina-Francia. Rimanete con noi, amici, tutto questo su Radio Zimmari Web. E buongiorno anche ai nostri amici di Oltreoceano. Arrivati anche a voi su Radio Zimmari. E come dicevo, lunedì, giornata di sole. Oggi devo dire che ci stiamo un po' preparando un po' tutti quanti al Santo Natale. Io me ne accorgo che c'erano gli operai che stavano lavorando qui vicino agli studi di Radio Zimmari e da due giorni non c'è più nessun rumore. Amici, andiamo avanti, facciamo un tuffo nel passato con Mirala e Miralo, Alejandro Guzman a Radio Zimmari, disco pilota. Radio Zimmari, amici, che trasmette da Panarea Isole Eolie. In studio a tenervi compagnia c'è sempre Sassà Santomauro. Radio Zimmari, l'atmosfera per voi. Mirala, 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 diosa vestida de saliva y sal, los ojos muertos en blanco gimiendo en el suelo del salón. Míralo, 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 ángel desnudo bañado en sudor, subiendo las montañas de su cuerpo. No te pares, por favor.
Andrew Guzman, amici Mirala, Mirolo, a Radio Zimari, disco pilota. Abbiamo voluto fare un tuffo nel passato. Questo è un brano datato 1995. Perché era bello e perché è un rock millennium. Alejandra Guzman, il brano estratto è Mirala, Mirolo. Mattina insieme, amici, aspettando il notiziario delle Isole Eolie in compagnia di Sasà. Le notizie saranno dalla voce di Nadia Solange. E continuiamo ad andare avanti, amici. Ritorniamo in Italia con Le parole sono niente. Amici, Umberto Tozzi. E ricordo, amici, che Radio Zimari trasmette da Panarea Isole Eolie. Per voi, amici di oltreoceano, siamo in Sicily. Vanno e vengono come gli aeroplani in cielo volano. Alte sulle nuvole. Le parole a volte mordono, dure come pietre ci colpiscono. Certe volte fanno piangere, amore mio, le parole sono spesso inutili, scivolano via nel silenzio della notte, si perdono sopra fogli strappati, si scrivono. Un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Le parole si cancellano, poche nella storia poi rimangono, come fossero piramidi. Amore mio, le parole come sogni. Umberto Tozzi, amici, le parole sono niente, dall'album 40 anni che ti amo. Tozzi Umberto, a Radio Zimmari. E salutiamo così Umberto Tozzi, amici, le parole sono niente. E andiamo a dare già le prime notizie in diretta. È anche un po' perché è una cosa che a me mi riguarda un po' da vicino, visto che per oltre 2 mesi, ecco, si è collaborati insieme. Il mondo del giornalismo è in lutto ed è morto Mario Sconcerti. Il
noto giornalista italiano Mario Sconcerti è deceduto all'età di 74 anni mentre si trovava in ospedale per alcuni accertamenti. L'intero mondo del giornalismo è in lutto. È noto per essersi occupato dello sport italiano. Sconcerti è deceduto all'età di 74 anni mentre si trovava ricoverato presso il Policlinico di Tor Vergata. Si trovava nella struttura per svolgere alcuni accertamenti di routine. Il Corriere della Sera ha scritto: era ricoverato a Roma, ma l'altro ieri aveva rassicurato molti amici che entro Natale avrebbe fatto rientro a casa. I suoi parenti hanno raccontato che un malore lo ha colto in maniera improvvisa e a nulla sono serviti i tentativi dei medici per appunto rianimarlo. Mario Sconcerti, il giornalista e scrittore, nacque il 24 ottobre del 1948. La sua carriera giornalistica è sbocciata a Firenze quando ha iniziato una collaborazione con il Corriere dello Sport. Ben presto Sconcerti è stato trasferito nella redazione di Milano per poi spostarsi a Roma, dove si occupò prevalentemente di ciclismo. Dopo 8 anni diventò vice direttore vicario alla Gazzetta dello Sport, per poi di nuovo a Repubblica nel 1988. Era direttore al Secolo XXI nel 1992. Con un Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto mandare un messaggio di cordoglio annunciando la scomparsa del noto giornalista sportivo italiano. Con la scomparsa di Mario Sconcerti perdiamo una delle più autorevoli firme del giornalismo sportivo italiano. Un forte abbraccio e sentite condoglianze ai suoi cari, ai colleghi e ai suoi tantissimi appassionati lettori e ascoltatori. Get this beat untagged for free at freebeats.io. E andiamo ad un altro grande del mondo del calcio, appunto la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Tantissime persone in fila per visitare la camera ardente dove giace Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore del Bologna. In seguito alla morte di Sinisa Mihajlovic, migliaia di persone si sono già messe in fila al Campidoglio per visitare la camera ardente in cui si trova appunto Sinisa. Tantissimi tifosi di Lazio e Bologna che in questo momento stanno entrando nella sala della Pretomoteca. Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore, morto 3 giorni fa, da tempo stava lottando contro la leucemia. Sinisa era nato il 20 febbraio del 69 a Vukovar. Era calciatore di professione e allenatore del Bologna. Ha esordito con la Stella Rossa di Belgrado come professionista, ha giocato sia nella Lazio che nell'Inter. Era giunto in Italia all'età di 22-23 anni dopo che la Juve l'aveva acquistato. È deceduto il 16 dicembre del 2022. Già nel 2019 aveva annunciato di essere malato di leucemia.
per questo motivo si era sottoposto ad un trapianto di midollo osseo. Da poco era arrivato il triste annuncio: poco prima di lasciare Bologna, la malattia purtroppo era ritornata. Sul feretro di Sinisa Mihajlović è appoggiata una sciarpa del Bologna Calcio. Migliaia le persone presenti, tra cui l'assessore al turismo, grandi eventi sport del comune di Roma. Alessandro Onorato, la moglie dell'ex calciatore, Arianna Rapaccioni, la figlia, il figlio, il fratello e la mamma di Mihajlović. E infine io aggiungo anche, c'era anche Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli Calcio. Noi continuiamo ancora, amici, ci ascoltiamo qualche brano e nel frattempo poi andiamo alla notizia che un po' ha sconvolto un po' tutto il mondo, ecco, le dimissioni del Papa. E poi ci andiamo ad ascoltare anche qualche brano e cosa è successo ieri dopo la vittoria dell'Argentina. Amici, andiamo ancora avanti. Come te, salta l'intro. Questa è Radio Zimmari, amici, che trasmette da Panarea Isole Eolie. In studio a tenervi compagnia c'è Sasà Santomauro. Buongiorno e buon lunedì a tutti quanti. Voglio scriverti, ma so che tanto poi non lo farò. Che siamo stati bene pure quel lunedì, che poi di base non mi piace mai. Quanta paura mi fai quando mi guardi negli occhi, specialmente la notte, che è tardi e non vogliamo tornare. Che poi mi piace pure quando mi dici sì, facciamo un po' come ti pare a te. Che non è come dire sempre va bene sì, e poi invece non ti va bene mai. Quanta paura mi fai che dici le cose giuste, già ti voglio un po' bene la notte, a camminare per ore. Mi piacerebbe tanto saltare l'intro e andare dritti al punto del discorso, senza doverti niente, poi volerti dare tutto, senza girarci intorno. Che cosa pensi tu? Che poi ci muoio dalla voglia di stringerti. Forse per questo non ti chiamerò. Che in fondo siamo molto più simili. Non per le gioie, forse più per i guai. Quanta paura mi fai quando mi dici le cose che ti passano in testa, anche se non sai nemmeno se è vero. Ma forse è meglio così. Mi piacerebbe tanto. Senza doverti niente. Come te, amici, salta l'intro a Radio Zimmari. Senza girarci. E noi facciamo un piccolo salto indietro. Sono io, amici, Raff. Le braccia aperte, il naso in su. Mi fermo un istante o forse. Prendi il tuo tempo, ascolta a Radio Zimmari Web e a Panarea, una delle sette isole Eolie. Oh, I know, I know, I know, I know, forse sono io.
visionario. E ricordo agli amici che questa è Radio Zimmari, che trasmette da Panarea Isole Eolie. In studio a tenervi compagnia c'è sempre Sasà Santomauro, in questo lunedì 19 dicembre 2022. Tutti sanno giudicare, aspettando il Natale, molto meglio di se stessi. In questa era degli eccessi, io sono il paradosso, questo sono io. E non mi importa cosa dicono di me, il concetto è molto semplice, io sono ciò che penso, suono e canto, questo sono io. E il mio pensiero si alza e vola libero, per questo sono nato, sono io. E mai niente e nessuno mi cambierà, nothing's gonna change my world. Forse sono io un tipo scomodo, un imbranato che resta fuori dagli schemi, che manderebbe all'aria i piani. Quando sono solo sono io, quando sbaglio sono io, quando un'emozione nasce dentro me, quando vinco, perdo, prego, grido, amo, corro, piango, rido, questo sono io. Non ascoltare quel che dicono di me, non mi conoscono, non sanno che io sono ciò che penso, suono e canto, questo sono io. E il mio pensiero si alza e vola verso te, per questo sono nato, sono io. E mai niente, nessuno mi cambierà, sotto questo cielo sono io. Sono io, amici, Raff. Perché niente mi cambierà, nothing's gonna change my world, 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 world. E andiamo avanti ancora, amici, che con altri due brani e poi torniamo un po' alle notizie. Con te, Bea, ma prima... Resta con noi. Resta con noi. Resta con Radio Zimari Web. Resta con Radio Zimari Web. Yeah. Con te, Bea, a Radio Zimari, amici, in questo lunedì mattina insieme, aspettando il notiziario delle Isole Eolie con Nadia Solange. Provare nuove cose da mangiare, di andare in moto forte o piano, prenderti per mano, il decollo dell'aeroplano. Non ho paura di andare a una festa, di bere un po' di più, o di essere me stessa, invece di ficcarmi nella sabbia con la testa come sempre. Non ho paura di restare struccata, o di truccarmi se voglio, farmi vedere da te appena svegliato, infilarmi dentro a quel nuovo vestito corto, e se faccio il conto, quante cose belle con te, vestita solo della mia pelle. Sapessi cosa vorrei farti, più lo faccio, meno parli. Tu mi piaci un sacco, ora come faccio a dormire la notte sapendo che... tu mi piaci un sacco, ora come faccio a sto giro, mi sa che sei tu quello giusto per me. Con te so che sono abbastanza, che non c'è niente che mi manca. Sei bella da matti, mi piaci sia in tuta sia coi tacchi alti. So che soffreddo mi dai la tua giacca, se Cenerentola perde una scala.
scarpa, ci balli lo stesso, mica come nelle fiabe. Più l'acqua di un lago, tu il sale del mare. Sono paure per me, con te non ci sono misure. Ah, tu mi piaci un sacco, ora come faccio a dormire la notte sapendo che amici, a Radio Zimmari con te, il brano estratto per me. E noi andiamoci ad ascoltare un altro brano e dopodiché andiamo alle notizie. Amici, voi ve la ricordate, un brano del 2006, La Flaca, Gerardo De Pablo, a Radio Zimmari. La Flaca. Ascolta Radio Zimmari. Sé più fácil. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. La Flaca, amici, pensate un po', questo brano ha 16 anni ed è ancora, ogni talvolta che lo si ascolta, è davvero memorabile. Gerable De Pablo, La Flaca, Flaca, una flaca. Sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo. Aunque solo
Sound di Radio Zimmari alle notizie dell'intero arcipelago euliano, rimanendo sempre aggiornati con la voce di Nadia, le video interviste di Gennaro Leone e con l'editoriale di Bartolino Leone. Amici, Radio Zimmari, l'atmosfera giusta per te, per te, per te. E torniamo un po' alle notizie nazionali in collaborazione col notiziario delle Isole Eolie, e andiamo alle notizie riguardanti un po' non soltanto l'Italia ma tutto il mondo. Stiamo parlando del Santo Padre, le sue dichiarazioni alla BBC: ho già firmato le mie dimissioni. Durante l'intervista i giornalisti hanno chiesto al Papa, a Papa Francesco, cosa succede se un pontefice diventa improvvisamente invalido per problemi di salute o per incidenti. Così il Santo Padre ha risposto, spiegando di aver già predisposto tutte le carte. Poi Papa Francesco ha raccontato: era Tarcisio Pertone il segretario di Stato, le firmai e gli dissi: in caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni, ce l'avete già. Non so a chi le abbia data il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando ero segretario di Stato. Ma poi ha anche detto, durante un'intervista ad un altro quotidiano spagnolo, ha dichiarato: sto già camminando, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta. Si governa con la testa, non con il ginocchio. Tra le varie tematiche discusse in occasione delle interviste, anche molti problemi di attualità, da questioni che riguardano la Chiesa ad altre relative alla politica. Get this beat untagged for free at freebeats.io. E poi chiudiamo, durante l'intervista ha anche spiegato: a volte ci sono posizioni di fede immature che non si sentono sicure e sono legate a una cosa, si aggrappano a ciò che si faceva prima. Il problema non è la tradizione è la fonte di ispirazione, la tradizione sono le nostre radici che ti fanno crescere e andare avanti, e crescere e ti fanno crescere verticalmente. Il problema è tornare indietro. In italiano lo chiamo indietrismo, il peccato di tornare indietro per sicurezza, e penso che ciò accada nella Chiesa. Queste sono le ultime notizie per quanto riguardano il Santo Padre, il Papa. Il Papa di tutti io lo chiamo, il Papa buono. E continuiamo ad andare avanti, amici, ancora un altro brano e dopodiché si comincerà a parlare, pensate un po', dell'Argentina. E intanto Umberto Tozzi con Immensamente. Amici, Radio Zimmari, l'atmosfera giusta per voi, che trasmette da Panarea Isole Eolie. In studio a tenervi compagnia c'è sempre Sassà Santomauro. Radio Zimmari da Panarea.
notte si è appena spenta e sono qui senza di te. Eternità, quanto ci ho messo per amarti come sei, i giorni li lavorerò, le notti a volontà, io con un'altra no, io con un'altra. Sapesse, questa è Radio Zimmari Web, la radio più bella del XXI secolo. Di cose che tu sbagli mi sento. Immensamente, amici, il meglio di Umberto Tozzi, grandi successi, l'album di cui abbiamo estratto questo fantastico singolo, Immensamente. A Radio Zimmari, Umberto Tozzi. E continuiamo ancora, amici, ancora un brano e dopodiché andiamo alle notizie, alla grande vittoria che è stata l'Argentina, campione del mondo. Amici, con Ti Odio, Mi Amor, lui è Paolo. Lunedì, amici, 19 dicembre 2022, giornata di sole, aspettando il Natale. Staccati e la luna sopra arancio, ci ho pensato sopra il palco, oh. È un altro cocktail come gli altri e non riesco più a saziarmi, non riesco a dir di no, di no. Tu non lo sai come sono, di te non ho più bisogno, no, mio amor. E se ti trovi qua, mio amor, sappi che cambio posto, amor, mio amor. Te lo dico.
dico con una canzone senza messaggi. Così evito anche di parlarti, così evito anche di guardarmi. Mentre scoppio, mentre scoppio sì, gli occhi da scacco con quel testa di cazzo e io divento matto. Oh, oh, oh. Dicevo che ti odio di notte e di giorno e non so perché ti stavo cercando di nuovo. Te mi hai detto mi dispiace, mi hai fatto incazzare. Baby, io ti odio di notte e di giorno. Ti dicevo che ti poi direi di me a quello là che mi hai detto mi spiace e mi hai fatto impazzare. Baby, io ti odio di notte e di giorno. La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. E andiamo ancora avanti, amici, con Let's Go. Loro sono i Central 6, Radio Zimmari. Ancora, ancora. Only hate a rose where you're missing home. Alza il volume. Only know you love her when you let. E ascolta Radio Zimmari. You said I pussy. Da Panarea. Let it go. It's such a home. I loved you until you tried to get in my head. And that's where I lost respect. You're doing the most to get my attention, baby. I'm not impressed. I changed my bed sheets. But I still smell your flesh. I don't know how we got in this mess. I rarely get this in depth. This can't make me question love. This can't make me feel like less of a man, cause I'm feeling depressed and stuff. Can't believe I was willing to drop everyone and invest in us. The last time that we fucked was fucked the way you got up, got dressed and cut. Look, I thought that we could have been. Maybe I was too optimistic. Tell me what you need, I'll provide everything. Baby, you don't know what you're missing. Our chemistry fought like quantum physics. Physics. Feeling your energy, feeling your spirit. If this is the end, I need one more visit. It's showing me love, but I still feel empty. I need something a lot more fulfilling. Move out of London town, then move to a rural village. You made me delete that pic on my phone, but I close my eyes, so see that image. Won't chase it, my heart ain't in it, it's finished. Too far gone, can't fix it, bitch, this damage is done. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said that pussy man, so why'd you let it go? It's such a home. I called 4 times on a private cooler, I feel like a creep. I know there's plenty of fish in the sea, but I fuck those girls, got you in my mind. When you fuck those guys, do you wish they were me? Turn them around and I put them in doggy. I don't even fuck them in missionary. There's no intimacy, and additionally, it's obligatory when I fuck that up for. I don't even date my socks off, and I don't even know why I did it. As soon as I'm finished, I'm getting them dropped off. And what makes it worse, I know that she's telling her friends I chopped off. I don't know what you're doing with me. Not together, it's driving me mad, cause I can't Central even stop you. Back on rich, that bitch unblock me. Make it quick, and you do that promptly. If you won't give me your love for free, I'll buy it. Just tell me how much it will cost me. Your new man ain't got nothing on me. Fuck your annual. Questa è Radio Zimmari, right, che trasmette da Panarea, una delle 7 isole Eoli. In studio Sasà Santomauro, alla regia Nadia Solange. Alright, only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said that pussy man, so why'd you let it go? It's such a home. Eccoci qua, amici, alle notizie sportive. Oggi ampio programma dedicato alla vittoria dell'Argentina, amici. Andiamo un po' a sentire
cosa ha detto Lionel Scaloni, il CT della nazionale argentina. Ha parlato dopo il trionfo del mondiale in Qatar. Queste sono le parole. Non può essere che abbiamo sofferto così tanto, ma questa squadra è fatta per soffrire e sa reagire ad ogni cosa. Sembrava finita, la partita era in pugno, la Francia era in difficoltà, ma a questi livelli basta poco e poi potevamo anche perderla. Sono emozionato, ergo ed orgoglioso dei miei. Dopo tante critiche, ora godiamoci il trionfo perché ce lo siamo meritati. Tutto merito dei miei giocatori, sono un gruppo incredibile. E poi ha aggiunto sulla famiglia: sono grato del rapporto della mia famiglia e del supporto della mia famiglia. Se mio padre potesse vedermi, e penso che lo stia facendo, lui e mia madre mi hanno insegnato a non arrendermi mai, in nessuna circostanza, anche quando non si vince. È importante aver dato tutto. Poi il grande giornalista Alfredo Pedulla, e poi andremo a sentirci su un pensiero suo riguardante Andrea Agnelli. La Juventus festeggia il titolo di Angel Di Maria e Paredes, che portano il club ad avere nella storia 27 campioni del mondo, nessuna come la Juventus. E poi Leo Messi, amici, questo è il suo pensiero. Campioni del mondo, sottolineato, l'ho sognato così tante volte, lo desideravo tanto che ancora non cado, non riesco a crederci. Grazie mille alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sostengono e anche a tutti quelli che hanno creduto in noi. Dimostriamo ancora una volta che gli argentini, quando combattiamo insieme e uniti, siamo capaci di ottenere ciò che ci profittiamo. Il merito è di questo gruppo, che è al di sopra delle individualità. È la forza di tutti che combattono per lo stesso sogno, che era anche quello di tutti gli argentini. Ce l'abbiamo fatta, forza argentina, ci vediamo molto presto. Queste erano le ultime notizie, amici, e per concludere andiamo ad ascoltarci Pedulla, Alfredo Pedulla, che ha un piccolo pensiero riguardante appunto l'ex presidente, no, attuale presidente, perché fino al 18 di dicembre, fino a ieri era che si doveva insediare il nuovo presidente, che dovrebbe essere Ferrero. Vediamo un po' cosa ha detto. Un ribaltone clamoroso che ha cambiato come volete, ma le dimissioni della Juve in testa il presidente Andrea Agnelli, sarà questo l'argomento dei prossimi giorni, delle prossime ore, anche per il tipo di bilancio che bisogna fare nei riguardi di Agnelli. Sicuramente ci ha messo la passione, ci ha messo i risultati, 9 scudetti, il senso di appartenenza, una prima parte forse senza forse indimenticabile, l'ultimo periodo opinabile, perché poi si tende sempre a ricordare, sbagliando, l'ultimo periodo. L'ultimo periodo della Juve è stato un periodo strano, difficile, di scelte sbagliate, di scelte forzate, di scelte soprattutto contraddittorie per quanto riguarda gli allenatori, anche per i movimenti sul mercato che la Juve ha fatto, con un patrimonio non diciamo sperperato, ma quando la Juve prese Bentancur, prese De Ligt, prese Kulusevski, l'idea era quella di aprire un ciclo. La Juve si è rimangiata, indipendentemente dall'introito che poi ha avuto dalle cessioni di questi tre calciatori che prendiamo come emblema, ma potremmo dire raccontare anche tanti, ma crediamo anche che la Juve debba ripartire con un modo diverso, non di fare mercato, ma di impostare le strategie, che siano strategie da Juve,
che non possano comprendere delle amnesie, che non possono comprendere anche in qualche caso degli strafalcioni, delle omissioni o delle operazioni, e per queste operazioni la Juve si è pentita. Quindi Allegri va ricordato perché è stato il colpo di Agnelli. Agnelli va ricordato per il suo grande intuito e per le vittorie ottenute. Da oggi in poi si parlerà del presente, di quanto è in corso, dell'inchiesta giudiziaria, ma deve essere anche una rincorsa per poter pensare a una Juve diversa dal punto di vista sportivo, degli investimenti da rispettare, degli investimenti che possono dare un contributo diverso rispetto all'ultimo anno e mezzo, diremmo anche due e mezzo, della gestione Agnelli. Untagged for free at freebeats.io. Grande Pedullà, per chi non lo conosce, amici, dovete sapere che Alfredo Pedullà ha contribuito alla determinazione del concetto di calciomercato nella sua moderna accessione a questa è solo l'ultima, e questa è solo l'ultima tappa della sua lunga carriera giornalistica, dal basket alla Serie B di calcio. La qualità del lavoro di Alfredo è attestata dai numerosi premi vinti nel corso degli anni, dalla quantità di libri pubblicati e dalla coda di pubblico che quotidianamente, amici, lo segue in TV e anche sui social. Questo, amici, è Alfredo Pedullà. E noi che famo, come dice il mio amico Max di Roma, andiamo ad ascoltarci un altro paio di brani prima di salutarci e aspettando infine la live, il notiziario delle Isole Eolie con appunto Nadia Solange. Carami, punti a capo, amici, a Radio Zimmari in compagnia di Sasà. Frasi che tagliano, bocche che parlano, occhi annegati da ogni mio pianto. Sento ogni battito dentro al mio petto, guardando il soffitto distesa nel letto. Cade la china su un foglio bianco, come le notti passate su un fianco. Ferma a pensare, ferma a tremare, in mezzo alle rapide impari a remare. Mi hanno sempre detto, devi accontentarti, ma io vivo di sogni e non di rimpianti. E mi rifugio ancora, tra queste quattro mura, la mia migliore amica è sempre stata la paura. Una svolta, mentre piangevo sentendomi in colpa. Notti passate a contare le stelle, lividi come tatu sulla pelle. Frasi mai dette per troppa paura, la musica è stata l'unica cura. Ad ogni parola che mi ha aperta in due, ho le mie condanne, tu tieni le tue. Mi hanno sempre detto, non ti preoccupare, ma è facile parlare, se resti lì a guardare. E mi rifugio ancora, tra queste quattro mura, da un po' di tempo attorno al cuore, ho costruito un'armatura. Canami, amici, punto e capo, indisponibile all'amore, l'album di cui siamo andati a estrarre questo fantastico brano. E noi andiamo ancora avanti, amici, mica ci fermiamo, siamo alla fine, però ce li godiamo fino all'ultima nota. Con Figli della Terra, amici, insieme a Jovanotti c'è Eros Ramazzotti.
a Radio Zimmari. Bambino, la voglia di cambiare, di alzarsi sempre dopo una caduta, perché quello che sei sono lacrime e sorrisi, baci sulle cicatrici, sono nuvole che a volte ti sorprendono d'estate, quando le vedi passare. E ci lasciano la pioggia che ci fa fiorire, perché siamo figli della terra, ognuno perso dentro la sua guerra, che a volte vince, a volte perdi, ma è una storia unica. Ci salverà il frutto di un giardino, la bellezza di un mattino, la felicità di un cane che rincorre un aquilone, quando se ne va nel cielo. Cercare un po' di vento che lo fa sparire, perché siamo figli della terra, ognuno perso dentro la sua guerra, che a volte vince, a volte perdi, ma ogni storia è unica, ogni storia è unica. Ogni storia è unica, io sono l'albero della tua casa quando eri bambino, l'albero con le iniziali di ogni ragazzino, sono quello che rilascia ossigeno in questo pianeta, libero piantato a terra dentro una pineta, sono stato bruciato, tagliato e trasformato, travestito da Natale nel giardino comunale, sono un pezzo di Amazzonia lungo la statale, io ci sono sempre stato. E poi? E poi cos'è cambiato? Io ci sono sempre stato. Ed io? Tu sei cambiato, tu sei cambiato. Perché siamo i figli della terra, ognuno perso dentro la sua guerra, che a volte vince, a volte perdi, ma è una storia che va avanti come un fiume in piena. Siamo alberi. Eros Ramazzotti, amici, in collaborazione con Giovanotti. Dall'album Battito Infinito, il brano estratto è Figli della Terra. E noi andiamo avanti, siamo quasi alla fine, ma ci andiamo ad ascoltare Lea Kate con My Bad. A Radio Zimmari, amici, Lea Kate. We gotta start meeting like this in the shadows of the night when the high starts to hit. That black leather jacket got me like an addict. Your hand on my neck in the car. No, you can't break my heart if it's only in the dark. Acting like a savage, you're my favorite sabotage. You keep me coming, coming back. I just can't get you out of my bed. You're so I just can't help myself. Say goodbye, then I do it again.
Tuffati su Radio Zimmari Web. Un tuffo sull'isola più bella. La musica più bella. Il dottore dice che ho il cuore di un atleta tanto da campare. L'acqua calda giù in piscina. Sto bene pure sto perdendo Anna. So, proprio Anna, però a cavo stasera danno un film che non le piaceva, forse perché piaceva a me. Bell'incosciente stai perdendo Anna, lo sai, senza Anna che fai quelle quattro ragazzine. Cosa credi che vengo solo perché la macchina è alla partita, sto perdendo Anna, però senza Anna. E andiamo all'ultimo brano in scaletta, amici. Perdendo Anna, amici, Umberto Tozzi. Ancora una volta con noi per chiudere. Al bar, mentre sto perdendo io, mentre ho la scala reale massima. Grazie, grazie davvero a tutti gli amici italiani e non che sono rimasti con noi ad ascoltarci per seguire le notizie. Grazie agli amici dell'Arcipelago. Noi ci ritroveremo più tardi. Da Sasa è davvero tutto. A più tardi. Ciao, ciao, ciao.